Ribelle e Mezzolar danno vita a un match equilibrato, deciso come spesso succede, da un episodio. Prima del fischio d'inizio, minuto di raccoglimento per uno dei personaggi vicini alla Ribelle Calcio, ovvero Amerigo Modenese. Ai nastri di partenza, i padroni di casa si presentano in tenuta arancione, mentre gli ospiti in casacca blu scura. Gara condizionata, nonostante il sole, da un forte vento con temperatura attorno ai 12 gradi. Ex di turno Fabbi da una parte e Moretti dall'altra. A quarto, ospiti in avanti con una combinazione Bonaventura-Moretti che porta al tiro quest'ultimo con la sfera che si spegne fuori. Al decimo, il tandem offensivo locale dimostra di non essere da meno. Bernacci inventa, Graziani fa il velo per la corrente Fabbi che chiama Signorini alla deviazione in corner. Al 18esimo, episodio d'ammo viola per la formazione ospite. Dopo un batti e ribatti, arriva alla conclusione finale l'ex Rimini e Forlì Evangelisti, che spedisce il pallone in fondo al sacco. Sembrerebbe così, in un primo momento, anche per il direttore di gara Pannetella di Bari, che però viene ravvisato dall'assistente Marco Bersanti, il quale sostiene che la palla non è entrata, si tratterebbe solo di un effetto ottico. Al 22esimo Lari, che di solito gioca a testa bassa, alza la nuca e serve un assist per la testa del collega Graziani, che deposita il pallone tra le braccia di Signorini. Al 26esimo Evangelisti prova a colpire da calcio piazzato, ma Calderoni blocca senza affanno. 60 secondi dopo Balmonte è costretto a lasciare il campo a Lombardi per noi muscolari. Mentre alla mezz'ora i ribelle recrimina per un rigore non concesso, ma la protesta dura solo un attimo. L'ultima azione dei primi 45 minuti di gioco è di Mellis, che sotto misura dimostra di avere piedi da difensore. Qual è? La ripresa è inizia come la prima frazione di gioco. Bonaventura, da posizione defilata, non impensierisce l'attento Calderoni. Graziani, dall'altra parte, raccoglie l'invito di Lari, ma la sua conclusione non porta agli esiti sperati. Ma se la speranza è l'ultima a morire, di certo non può partire da questo tiro tentato da Lombardi. Ma sicuramente sì, all'ottavo, quando un cross innocuo di Tomasini si materializza in rete grazie all'involontaria complicità del difensore Orlando, che deposita il pallone in fondo alla propria porta. Ribelle 1, Mezzolara 0. Gli arancioni ci prendono gusto e Bernacci, lontano dalla porta, in altezza, ricorda Ibrahimovic e dunque, pur di far gol, ci prova anche su punizione. La sfera si alza sopra la traversa. Al 16esimo, a parte l'attacco Graziani, viene annullato il gol del raddoppio. Non ci sono particolari proteste, anche perché il fuorigioco pare essere netto. Allora Amati, al 21esimo, chiede spazio e, desideroso di mettersi in vetrina, tenta la solo personale, ma Signorini risponde presente. Dall'altra parte l'ex di turno Moretti non inquadra il bersaglio, cosicché si arriva al 35esimo, quando Lari, lanciato a rete, fa tutto bene, ma sotto misura calcia addosso a Signorini, supando una buona occasione per il raddoppio. Lo stesso Antonioli ammetterà le troppe occasioni fallite dai suoi. Purtroppo non ci possiamo permettere, oggi è andata bene così, però tante volte a sprecare rischi che poi alla fine di subire il gol. Mentre Screpis, dall'altra parte, perdona, pensando anche alla batosta rimediata tre giorni prima con l'Alto Vicentino. Però sono contento perché dopo una sconfitta abbiamo ripreso a vincere, diciamo che questa è una buona notizia, perché dopo una sconfitta di solito qualcosa ci va dietro ancora. Oggi i ragazzi hanno reagito bene, diciamo che dai, andiamo a Parma domenica sereni con l'intenzione di far risultato anche a Parma. La situazione potrebbe favorire gli ospiti quando una punizione di Evangelisti deviata dalla barriera mette alla prova i riflessi di Calderoni. Il finale regala emozioni a tinte arancioni quando al 43esimo Fabbri chiama la presa a terra Signorini. Due minuti più tardi lo stesso portiere riaccende il duello con Lari, respingendo a quest'ultimo una nuova conclusione arrivata questa volta da posizione defilata. Bernacci vuole chiudere in bellezza, al fotofinish su punizione scalda bene i muscoli ma non colora la traiettoria del pallone che si spegne tra i guantoni di Signorini, insieme al fischio finale del direttore di gara che sancisce una vittoria meritata. Boccata d'ossigeno per i ribelle in vista della prossima sfida di Parma, su quale Antonioli ci regala una battuta. Sarebbe veramente un sogno, io ai ragazzi l'ho detto, per fare risultato con le squadre come il Parma, l'Alto Vicentino, che ci sono superiori, bisogna che loro non siano in grandissima giornata, che noi facciamo la partita della vita, che gli episodi ti girino a favore. A volte può capitare. Screpis, dietro la scrivania, ascolta e, nonostante le simpatie del vicepresidente Alberto Mambelli, tiene in mano la posizione del mister. Benvenga.